Padre Santo. In questa solenne festa di Pasqua, la liturgia della Chiesa ci invita ad una santa letizia, dicendoci: questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Anche se scende la pioggia su questa storica piazza, il sole risplende nei nostri cuori. Con questo spirito noi ci stringiamo intorno a lei, il successore di Pietro, il Vescovo di Roma, la roccia indefettibile della Santa Chiesa di Cristo, per cantare con lei l'alleluia della fede e della speranza cristiana. Noi le siamo profondamente grati per la fortezza d'animo e per il coraggio apostolico con cui ci annuncia il Vangelo di Cristo. Noi ammiriamo il suo grande amore, che con cuore di padre fa proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, soprattutto dei poveri e dei sofferenti, per usare le parole del Concilio Ecumenico Vaticano II nella Gaudium Spes. Oggi per mezzo mio tutta la Chiesa desidera dirgli in coro: buona Pasqua, amato Santo Padre. Buona Pasqua, la Chiesa è con lei. Con lei sono i cardinali, suoi collaboratori nella Curia Romana. Con lei sono i confratelli vescovi sparsi per il mondo, che guidano le 3.000 circoscrizioni ecclesiastiche del pianeta. Sono particolarmente con lei in questi giorni quei 400.000 sacerdoti che servono generosamente il popolo di Dio. Nelle parrocchie, negli oratori, nelle scuole, negli ospedali, nelle forze armate ed in numerosi altri ambienti, come pure nelle missioni, nelle parti più remote del mondo. Padre Santo, è con lei il popolo di Dio, che non si lascia impressionare dal chiacchiericcio del momento, dalle prove che talora vengono a colpire le comunità dei credenti. Gesù infatti ci aveva detto: nel mondo avrete delle tribolazioni, soggiungendo però subito: ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Il giovedì scorso, nella Santa Messa per la benedizione degli Oli Santi, Vostra Santità ha edificato tutti noi parlandoci della bontà di Dio e ricordandoci le parole ispirate del primo Vescovo di Roma, dell'Apostolo Pietro, che così ci descriveva l'atteggiamento di Cristo durante la Passione. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Padre Santo, noi cercheremo di far tesoro delle sue parole. In questa solennità pasquale noi pregheremo per lei, perché il Signore, buon pastore, continua a sostenerla nella sua missione a servizio della Chiesa e del mondo stesso. Buona Pasqua, Padre Santo. Buona Pasqua, dolce Cristo in terra. La Chiesa è con te.